rigorosamente dal vivo il maestro Davide Furlanetto, che ringraziamo. Maestro, allora ci spieghi, l'altra volta il fagotto, oggi la fisarmonica, sì. Ma questa sera lei ci stupisce, ma quanti strumenti suona, maestro? Beh, ho la passione della musica in generale, quindi ho imparato alcuni strumenti, il fagotto l'ho studiato, questi da autodidatta, insomma. E la fisarmonica è venuta dopo, allora, maestro? Sì, perché la suonava mio papà e quindi... hai capito. Lui e poi... Ma è un suono bellissimo poi il suono della fisarmonica, è proprio una storia, una cultura la fisarmonica. Come mai qua in Italia è poco sentita, maestro? Forse al liscio, al genere liscio, quindi è un po' degradata come strumento. In realtà io non ho fatto studi accademici di fisarmonica, però è uno strumento molto complesso. È molto dignitoso, quindi è tutt'altro che semplice, insomma. E il suono anche poi che ne segue, un suono dolcissimo, suono altro... perché è emanato da delle ance che sono all'interno dello strumento, un suono molto vivo, esatto. È un suono che emoziona e coinvolge, sì, sì. Senta maestro, lei è la seconda volta che viene a farci visita, lei fa anche il maestro di sostegno, sì. Sentire gli alpini con la solidarietà, sì, che si rivolgono ai giovani, sentire questa coppia che, come ha sentito, ne stanno passando veramente, ne hanno passato di tutti i colori. Nel mondo della scuola, come si vive il disagio? Il disagio c'è nella scuola, è presente a molti livelli, perché vorrei dire che è presente spesso anche a livello di insegnanti, no? Perché la scuola viene sempre vista come ragazzi, è anche vero che può essere anche un disagio. Può rappresentare un problema anche per gli insegnanti, nel senso che magari a volte ci sono situazioni molto complicate a scuola, perché comunque è un ambiente dove c'è umanità, qui ci sono emozioni, sentimenti, e a volte è difficile gestire queste cose, insomma. Come secondo lei i ragazzi sentono la musica? Perché io sono convinta che i ragazzi amano la, sì, musica, forse hanno pochi posti dove ritrovarsi a suonare, dovrebbero essere ampliati questi posti. Sì. Ad esempio, dicevo l'altro giorno, le piazze della città, a mio avviso, dovrebbero essere proprio tutti i giorni con dei musicisti, che anche il turista che arriva su una piazza, dicevo il piano forte, su una piazza della fisarmonica, perché no? Ma perché questa chiusura verso questi strumenti e questi vostri maestri che siete meravigliosi? Perché secondo me in Italia la musica è vista sempre come accompagnatrice di qualcos'altro, non viene mai vista in sé per com'è, per cos'è la musica, che alla fine emana emozioni, quindi ha un valore alto per questo, no? Perché si mette in contatto con le anime delle persone, quindi invece viene vista così spesso come un'ancella, come un aiuto per qualcos'altro, viene poco valorizzata. Pensiamo che per esempio i ragazzi la studiano alle medie, dopodiché da 13 anni in poi non studiano più musica. Anche perché ci vogliono dei soldi per studiare, sì. Perciò queste famiglie, anche se tu sei bravo, ma sei in difficoltà economica con la tua famiglia, come fai? Sì. Allora, visto che forse ci sarà finalmente questo governo, anche a lei faccio questa domanda. Cosa chiederebbe a questi due ragazzi giovani, perché sono due ragazzi giovani, che stanno veramente girando, si spera, questo paese forse troppo vecchio e anche troppo sonnolente, perché sto combatta qua, ci ha veramente penalizzato tanto. Cosa chiederebbe lei, maestro, al futuro premier, a questi due ragazzi giovani? Sono due ragazze. Beh, io parlando da musicista non avrei che da chiedere di valorizzare di più la musica a livello di istituzioni, quindi anche incentivare concerti, attività concertistiche, e anche a livello scolastico di introdurre maggiori ore, maggiori di musica, insomma, anche alle superiori. Non alle superiori quante ore si fanno di musica, non c'è, maestro? Più musica. È eliminata, sparita, ecco, sentite. Sì, sì, sì. Cioè, c'era una volta... Mi ricordo che c'era la... Mamma mia, era una materia, ormai, la musica. Sì, sì, sì. È sparita quasi dappertutto. Secondo lei sarebbe tempo di ripristinare questa materia della musica, perché è arte e cultura la musica? Ma non serve neanche rispondere a questa domanda. Cioè, è chiaro che va... Ma secondo integrata. Lei come mai hanno tolto questa materia, la musica? Come mai, maestro? Perché non è valorizzata, cioè in Italia non riusciamo a darle il valore che ha. E anche perché si pensa che non serva a niente, no? Essendo un'arte che non produce fisicamente nulla, perché non è che poi non la vedi la musica,
Allora speriamo quindi... bene, maestro, in bocca al lupo a questi grazie. Nuovi governanti, e guardate che c'è anche la musica, che la musica vuol dire arte e vuol dire cultura. E allora noi, per vedere anche cultura, solidarietà, andiamo all'OPSA di Padova. Che cos'è? State a vedere. Grande famiglia, oggi siamo a Sarmeula di Rubano per vedere cosa. Intanto incontriamo Suor Paola. Buongiorno Suor Paola, grazie di questa accoglienza e grazie di averci permesso di entrare. Cos'è l'OPSA? Allora, l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio è un villaggio che accoglie persone con disabilità intellettiva, quindi persone con ritardo mentale o con deterioramento cognitivo, che si è nel tempo aperta ad accogliere anche religiosi non autosufficienti, ne abbiamo una trentina, e persone con demenza, in particolare Alzheimer. Si dà accoglienza a circa 600 persone. Ovviamente, oltre alle persone accolte, ci sono più di 600 dipendenti, tra dipendenti diretti della struttura e dipendenti attraverso cooperative o ditte in appalto. E poi abbiamo più di 200 volontari che vengono almeno 3 ore alla settimana, la maggior parte di loro a tenere compagnia ai nostri ospiti, altri vengono a fare anche servizi specialistici. Io vedo che sta arrivando una comitiva. Sono un gruppo che viene dall'America a conoscere questa realtà. Sono studenti di medicina e di infermieristica. Attraverso la signora che li accompagna, che è una formatrice, si è creato un bel gemellaggio. Ecco, possiamo andargli a conoscere o andare a conoscere questa signora? Vengono ad apprezzare, a conoscere al meglio sia la struttura ma soprattutto le attività. Sono infermieri che lavorano di alto livello nelle strutture americane. Allora, qualche grazie. Volta insegniamo anche noi qualcosa? No, moltissime volte, che noi purtroppo non ci apprezziamo e non sappiamo riconoscere il valore soprattutto dell'altro. Hanno sottolineato l'importanza del fatto che entrare qui oltre alla natura e la importanza di vedere che è un ambiente che ti accoglie, che è caloroso e che permette alle persone di sentire anche se lo spirito religioso, però anche il fatto dell'accoglienza. Allora, qui siamo entrati in un laboratorio. Cosa si sta facendo qui, Suor Paola? Allora, nei laboratori si fanno varie attività. Ci sono dei laboratori strettamente a tema, per cui per esempio c'è il laboratorio di ricamo, c'è il laboratorio di mosaico, il laboratorio di cartonaggio espressivo, eccetera, dove si fanno lavori specifici. E poi invece ci sono laboratori più semplici, alcuni di stimolazione sensoriale attraverso la musica, attraverso il tatto, i profumi, eccetera, e laboratori intermedi in cui ogni ospite in gruppo fa l'attività che gli riesce meglio in piccolo gruppo. Allora, questa è un'attività di nucleo in realtà, perché ci sono le ospiti di un appartamento, di un nucleo abitativo che vengono utilizzano lo spazio del laboratorio per fare attività. Qui siamo entrati in un altro laboratorio. Cos'è questo laboratorio, Suor Paola? Questo è il laboratorio di cartonaggio, dove si fanno lavori con la carta, il cartone, la carta riciclata, a volte decoupage. E in questo laboratorio si fanno anche i biglietti di auguri di compleanno. E allora adesso per esempio Rossana con le coline sta colorando i cartoncini che poi diventano i biglietti di auguri, perché avendo più di 600 ospiti si fanno più di 600 biglietti di auguri. Avete necessità anche di queste cose? Brava Rossana, brava. Sta facendo delle ghirlande con... Paola, brava. E qui invece stanno preparando, stracciando la carta per poi farla macerare e fare la carta riciclata. Suor Paola ci fa conoscere due volontari, Davide e Lisa. Ciao. Allora, il volontario, diversamente da un educatore o da un operatore, è quello che porta la passione qui. Nel senso che noi volontari facciamo le cose in maniera gratuita e loro lo sentono.
è quello che più di ogni altro fa capire di essere importanti. Però non siamo solo noi essere importanti per loro, ma anche loro per noi, perché quello che ci danno loro a noi volontari è davvero tanto. E quindi la cosa è un rapporto bipolare, loro danno a noi e noi diamo a loro. È questo che fa sentire veramente essere importanti come volontari. Senti Lisa, dicono che ci sono pochi giovani che fanno volontariato, che è sempre più difficile e che chi li ha è una fortuna. Cosa ti senti di dire ai nostri ragazzi che magari sono anche un po' sbandati, che forse un po' di questo volontariato farebbe a loro molto bene, sarebbe una medicina, un toccasana? Se provano poi non si può più rinunciare, ma è anche un modo perché tutti ci scopriamo diversamente abili anche. Si va sempre a casa da qui più ricchi di quello che si è portato, e però appunto ricchi di quello che si è ricevuto, di quello che di bello si è ricevuto. Quindi anche a questi giovani che magari a volte stanno più sulle realtà virtuali, diciamo così, e sperano di trovare qualcosa di senso e di significato lì, se vengono qui possono assaporare davvero un'altra cosa che sicuramente li arricchisce. È un contatto umano con le persone, vero, autentico, e che dà tanto frutto. Qui è dove c'è tutta la cura degli indumenti dei nostri ospiti, e anche delle divise del personale. C'è la parte di sartoria, lavorano una dozzina di persone e poi ci sono alcuni volontari che vengono a dare una mano, a piegare soprattutto e a stirare. E anche per loro è un tempo veramente non sprecato, ma vissuto. All'interno del nostro parco c'è la riproduzione della grotta di Lourdes. Sappiamo che Lourdes è legata ai malati, è legata alla figura di Maria che si prende cura, no, delle nostre sofferenze anche fisiche e non solo morali. E in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II è stata benedetta anche la prima pietra proprio qui della grotta di Lourdes. È un luogo che ci ricorda che siamo tutti in comunione. E avete visto, Mirella, è andata anche alla grotta del Lourdes. Io non so più su che grotta andare, spero che questa mi porti fortuna, Presidente, perché veramente io mi sono emozionata a vedere questo servizio. Sarà perché io le vivo dall'interno, vedo questi ospiti, queste meravigliose persone. Io rimetterei le suore, se potessi, dappertutto, perché loro sanno gestire questi enormi spazi in maniera incredibile. Pensate, ma dove trovate che fanno gli gnocchi ancora con le patate a mano su uno spazio enorme? Avete visto che per girare bisogna avere la bicicletta, perché sennò non ce la fai. Ma con quanto amore! E chissà quanti padovani magari non conoscono neanche questo posto, oppure lo conoscono in un'altra maniera. Ma questo, vi faccio una sorpresa, ve la faccio vedere nella seconda puntata. Adesso io vorrei chiedere una cosa, Presidente, voi che fate solidarietà e vedete questi ragazzi, questi volontari, ma se ce li andiamo a cercare, forse non li troviamo prima noi che fanno fatica loro a trovare noi? Com'è sta roba che dobbiamo noi andarli a cercare, perché ci sono, ma non vengono presi per mano, secondo me, non vengono accompagnati in questo mondo meraviglioso che può essere l'alpino, ma che può essere tutto il mondo della solidarietà e del volontariato? Beh, certo, sì, però voglio dire, noi non abbiamo permission, quella esclusiva, di cercare appunto chi si offre per il volontariato, anche perché rispettiamo tutte le associazioni che si prodigano per far del bene nella collettività. A proposito dei religiosi e religiose, va anche detto che il male, direi, del secolo è anche quello della crisi delle vocazioni. Indubbiamente si devono sostituire, ai consacrati, figure diverse oggigiorno nell'organizzazione anche delle attività benefiche e di lodevole appartenenza che ci sono. Io questo centro peraltro l'ho conosciuto direttamente, ma vorrei anche dire che da alpini una delle nostre, del nostro senso di appartenenza è anche quello di essere quasi tutti iscritti all'AVIS, chi all'AIDO, chi appunto sposa, ecco, queste attività
e chi appunto si propone anche di offrire, come facciamo noi, anche l'esperienza viva. Lo fa ad esempio la sezione alpini di Bassano, offrendo 15 giorni in caserma di vita alpina, vissuta anche con, come dire, con lo scadenzario temporale della giornata che è vissuta dentro una caserma, con i riti e le tradizioni, ma anche con le marce, con l'addestramento, con i corsi di formazione. Quindi mettiamo tutto insieme a fin di bene, ecco, tutti quanti nei singoli nostri ambiti di appartenenza. E lei, Presidente Benedetti, cosa vorrebbe dire alle famiglie? C'è un appello che voi, lei soprattutto, rivolga alle famiglie. Portate i giovani a far volontariato, perché è da là che si inizia, da piccoli. Io vedo anche le vostre famiglie che hanno i figli delle volte, e poi i figli diventano grandi e portano i loro figli. Non ce ne sono tante, però, famiglie che veramente sentono la parola volontariato come un dovere per insegnare i propri figli cos'è la vita. Sì, noi siamo su questa onda anche di pensiero, perché già dal nostro presidente Sebastiano Favero, che tanto ci credeva, no, di ritornare in un periodo di naia, ma soprattutto per far vita civica a questi ragazzi che sono un po' spaesati, persi e non hanno avuto la fortuna, dico io, come noi, di aver fatto il servizio di leva, un servizio che ci ha insegnato tanto nella vita. Sì. Ecco, e quindi servirebbe proprio in questo momento che viviamo, anche se non dei 12, 14, 15 mesi che abbiamo fatto negli ultimi anni, magari anche 5-6 mesi di vita. Mettiamo l'immagine, allora, Presidente, appunto, di questo paese dove siete andati, visto, vediamo scorrere delle immagini e vediamo cosa veramente fa il mondo del volontariato. Guardate, questi siete voi, la commentiamo assieme, okay. Presidente. Ecco. Allora, questo è il momento proprio più interessante della cerimonia, quando siamo giunti alla stalla. Quella costruzione è una costruzione dove ci sono tutti gli attrezzi del contadino, perché qui vive una famiglia di contadini, e adesso pian piano, durante l'alza bandiera, che vediamo con tanti visilli e tanti gagliardetti, si vedrà un po' più avanti sulla nostra sinistra tutta la costruzione della stalla, che è grandissima. Ecco, questo sicuramente ha dato vita a una famiglia che era rimasta senza niente, ecco. Guardate, bella, come sono tutti attenti, tutti sull'attenti, ecco, ma soprattutto proprio inchiodati davanti, sì, a questa meraviglia. Questa che si vede è la stalla, bella grande. È bellissima, quindi è bellissima. Rientrerà nella vita quotidiana con il loro lavoro, locali, questa famiglia. Ecco, noi diciamo veramente grazie, perché guardate cosa riescono a fare gli alpini, questo gruppo meraviglioso che abbiamo. Irene, cosa ti senti di dire vedendo queste immagini, l'Ops di Padova, gli alpini, tutta la gente che cerca di aiutare, perché c'è il mondo del volontariato dentro. Avete sentito questi due ragazzi giovani che hanno detto: noi riceviamo più che diamo, noi riceviamo. Io non è che, diciamo, sì, li conosco gli alpini perché li abbiamo visti all'inizio di maggio, che sì, sono venuti qua a Treviso. Sì. Io ne ho visti due o tre che erano molto, posso dire che erano stati formidabili, bravi. Formidabili. Perché ho visto proprio queste persone, questi alpini che aiutano le persone a realizzare i propri sogni, a realizzare la propria vita. Io mi congratulo con voi, perché so che voi aiutate molto, molto le persone, cara, tipo come noi o come altre persone che hanno bisogno. Perché io se anche la vostra borsa sarà bella e ricca, noi dobbiamo dire grazie, ecco, sì, a, esatto, loro. Sì, sì. Perché, esatto, una borsa ricca, torni a casa che sei felice, è vero? Sì, sì. Esatto. Ma spiega, Irene, cosa vuol dire ricevere una bella borsa, che non hai il problema di fare la spesa e di avere la dignità di mangiare, perché bisogna mangiare anche bene. Sì, infatti anch'io dico, sarebbe bello avere una borsa piena di cose belle, buone, e soprattutto
per me, per mio marito, per tutte le persone che circondano in tutte queste, e anche perché vedo anche tante persone molto in difficoltà, certo, come noi. E voglio proprio riempire, non proprio mettere poca roba, ma tanta roba, come piace alla Mirella, bella, grande, con le borse strapiene, esatto, io li guardo, esatto, è vero? Esatto, ecco, quello da riempire la borsa, andare in, a fare un esempio mio, andare su una casa di una persona anziana che ha bisogno di mangiare, di vivere, dico guarda, ti do un pacco di pasta, un po' di pane, un po' di caffè, un po' di olio. Cosa. Brava, brava. Quella è la mia personalità e ringrazio voi che proprio siete bravi. Guardate che coppia aiutiamo, avete visto? Io ve le porto, ve le faccio vedere con le nostre telecamere. E allora andiamo a vedere la seconda parte di questo meraviglioso posto che io ho visitato e sono stata onorata di visitare. Nel tempo, ovviamente essendo cresciuti i nostri ospiti, ci siamo specializzati proprio ad accogliere persone adulte, anziane. I pochi giovani che abbiamo hanno delle disabilità molto gravi, perché normalmente qui arrivano le persone dai 40 anni in su, quando i loro familiari non ce la fanno più ad accudirli a casa e hanno, o per l'invecchiamento dei familiari o per l'invecchiamento della persona disabile stessa. O per la morte anche di entrambi i genitori, dove vanno, sì, a finire queste persone. Esattamente. E questa è una struttura che accoglie. Esattamente. La vita delle persone con disabilità non è condizionata ad essere breve, ma dipende molto dalle cure. Se ci sono le cure adeguate può essere una vita lunga. E se non c'è la famiglia, ci sono queste strutture che pochi conoscono purtroppo. Io sono qui per questo, che possono accogliere queste persone. Qui in Suor Paola c'è una mostra fotografica che spiega proprio l'OPSA. Sì, qui viene raccontata la storia di quest'opera. Monsignor Girolamo Bourtignon e Don Francesco Frasson, che sono i padri fondatori di questa casa. Questo era l'ingegner Giulio Brunetta, è stato il primo volontario di questa casa. Queste foto fanno vedere la posa della prima pietra. Il 23 ottobre del 1956, poco più di un anno dopo, si cominciava già a costruire e sono intervenuti il presidente del consiglio di allora, che era Segni, e il patriarca di Venezia, il cardinale Angelo Roncalli, che poi sappiamo è diventato San Giovanni XXIII. Le suore sono venute a preparare gli ambienti, poi il 19 marzo del 60 sono stati accolti i primi 9 bambini. Di questi 9 ce n'è uno ancora vivente. Ecco. Perché circa un terzo degli ospiti che attualmente vivono in questa struttura sono entrati che erano bambini o ragazzini e adesso sono adulti e anziani. Una domanda mi sorge spontanea. Si può dire che questo era un ex Cottolengo? No, il Cottolengo deve il nome al suo santo fondatore ed è a Torino ed ha alcune filiali in giro per l'Italia. Però purtroppo quando è nata questa casa, per far capire ai padovani, alla gente cosa sorgeva, hanno messo un grande cartellone che diceva qui sorgerà il Cottolengo Veneto, ma noi non siamo mai stati affiliati al Cottolengo, quindi sarebbe un abuso di nome. In realtà questa è opera della Provvidenza Sant'Antonio in sigla OPSA. Nel 1982 è venuto in visita anche Papa Giovanni Paolo II, è atterrato la mattina presto con l'elicottero nel campo da calcio, ha percorso la galleria salutando gli ospiti e il personale e poi ha concluso con un momento di riflessione e preghiera in chiesa. Ci siamo dimenticati di dire un grazie perché noi abbiamo una benefattrice in comune che non vuole essere ripresa, ma che è qui. Valli è una persona che ha saputo ascoltare il cuore. Si è resa conto da giovane, a 18 anni, venendo in visita a questa struttura, che le è rimasta nel cuore e da adulta, quando ha potuto, ha davvero fatto tanto per questa casa e ci ha fatte anche incontrare. Quindi. Grazie a tutti voi, spero di avervi fatto vedere, ma soprattutto fatto capire l'importanza anche di fare informazione su certe strutture. Grazie e alla prossima puntata. Ciao. Resta qui con noi, il sole scende già. Resta qui con noi, Signore, sera ormai.
Ecco, sono immagini che mi rimarranno per sempre nel cuore, vedere come sono accuditi questi anziani, questi giovani, questi malati purtroppo mentali, con quanto amore, guardate veramente, c'è veramente tanta gente brava in giro, io ne conosco tantissima, proprio toccando con mano il mondo del volontariato riesci a capire quante persone si adoperano per far sì che anche gli altri siano un po' più sereni. Vedendo queste immagini, Jean-Pierre, questo posto dove c'è una pace, una tranquillità, perché io l'ho visitato tutto, guardate, una cosa incredibile, dall'ampiezza che hanno gli spazi che una volta facevano per queste persone, adesso invece fanno tutti buchi, a parte qualche raro caso. Qui proprio respiri in qualsiasi posto tu entri. C'era più rispetto forse una volta rispetto a quello che hai detto tu, che una volta era peggio, meglio adesso. Allora, cioè sono due cose che contrastano. Sì, c'è qualcosa che contrasta. Allora, uno è una casa di riposo per l'ultima fine dell'ammalato e uno è una casa che dà l'ammalato la forza di vivere. Questo è due cose. Che è questo. Allora, uno si porta l'anziano in una casa di riposo, figli che non ce la fanno più a trattenere l'anziano in casa, che non hanno possibilità di trattenerlo e col tempo si dimenticano dell'anziano. Questi non sono dimenticati. Non sono dimenticati. E questa è una cosa che fa onore, che fa onore. Certo. Che fa certo. Molto onore, perché uno... ricordarsi che abbiamo un padre e la madre, che possiamo stargli dietro, e uno avere un fratello che ha bisogno di aiutarlo. Guardate che queste strutture sta in piedi quei benefattori, guardate che bisognerebbe proprio entrare dentro per capire quanta gente crede in questa struttura e cerca di aiutarli in qualche modo facendo sì. Delle donazioni come voi le fate a me, perché se non ci foste voi non ci sarei io, ma non ci sarebbero neanche queste strutture, perché una volta andava bene perché c'erano tanti soldi, che già, adesso sono tutti con le bombe, sono presi con le bombe, però io quando guardo questi ammalati, queste persone che soffrono, viene a dire, ma cerchiamo di capire, di vedere se si possono aiutare, perché chi no, può, a chi non può capitare una disgrazia del genere? A chi non può? Allora cerchiamo di capire, di aiutare. E tu Jean-Pierre, come fai a vivere con 270 euro? Hai una casa? Come no, vivi? Perché io sono anche curiosa affitto. Della tua storia. Sono in affitto, pago 425 euro al mese. Fino un anno e mezzo fa mi aiutava mio padre, in quel periodo là si è ammalato, ha avuto problemi di un ictus, quello che mi dava a me gli ha dovuto investire su una badante. Perciò tu sei rimasto adesso sono senza contributo. Sono rimasto con una piccola eredità di mia madre e abbiamo tirato avanti fino adesso. E adesso com'è? Il 18 di questo mese avevo l'ultimatum della casa. Io credo moltissimo agli angeli, hai capito? Agli angeli. Agli angeli, persone che... E vi sono andata a Lourdes, io alla Madonna del Lourdes. Non è che si fanno vedere, però nel momento ci sono. Ci sono. Io ho avuto una testimonianza grandissima che ci sono. Non quanto mia moglie, che è per me un angelo, ma perché noi in passato abbiamo anche aiutato. Abbiamo adottato 5 bambini, bravi, li abbiamo fatti diventare grandi, ci hanno mangiato un patrimonio, una casa, adesso ci siamo trovati senza. Però non è che mi dispera, dico, ritorno dietro di 5 anni, voglio quella casa, ma non mi interessa niente. Cioè tu l'hai sempre pensato anche agli altri. È l'amore che è la prima cosa che va avanti. Sì, ho capito, io l'amore tesoro, però ci vuole anche una casa. Ci vuole anche una casa. Adesso io però, mi devo muovere per sta casa. Sì. Allora, che, tu cosa hai mai fatto? Sei nella graduatoria, hai fatto domande? No, hai fatto... siamo andati assistente sociale, ci siamo dimostrati l'assistente sociale. L'assistente sociale dice semplicemente che non c'è possibilità. Mi sono mosso col sindaco, il sindaco mi ha presentato, mi ha fatto chiamare, ci siamo stati chiamati dall'assessore Soligo. Ci siamo presentati, abbiamo parlato con lui, si è scusato della nostra situazione. A Treviso? Qua, a Villorba. A Villorba.
E dopo ci ha rimandato l'assistente sociale, di quali l'assistente sociale era il punto di partenza. Perciò noi chiediamo al sindaco di Villorba, che conosciamo anche, se c'è la possibilità di avere una casa, perché se diventa un'emergenza abitativa il sindaco deve prendere posizione, perché l'emergenza abitativa deve essere assolutamente, ma assolutamente per legge, aiutata, perché noi cioè, non dovete andare su una strada, questa è la legge. Vediamo cosa risponderà, perché penso che Irene se lo meriti tutta. Cosa vuoi dire tu, Irene, al sindaco? Rivolge, perché io sono sicura che questa puntata lui la vedrà. No, io dico solamente al sindaco che se noi adesso noi dobbiamo andare fuori da questa casa, io non voglio ritrovarmi strada, perché non voglio trovarmi strada. Io voglio trovare una possibilità che ci sia una persona, che ci possa aiutare a trovare una casa provvisoria, non dico una da comprare, ma provvisoria, perlomeno da vivere. Da vivere dignitosamente, ma io sono convinta, sai, che la troviamo la casa, sai, Irene, perché non è possibile continuare a non vedere queste situazioni di case sfitte a Treviso, a Villorba, in altri comuni, non so, Padova. Sareste disposti anche a trasferirvi? Sì. Bene, allora noi facciamo un appello a tutti i sindaci, a tutti gli assessori al sociale che ci stanno guardando, perché penso che Irene non manchi niente, penso che le abbia passate tutte, penso che queste dialisi che l'hanno veramente segnata, perché come ripeto abbiamo sentito anche Carlo quando raccontava di questi aghi tremendi che tutte le volte ti senti morire, ecco, lui ha detto una frase terribile, ha detto: io non volevo più vivere, non ce la facevo più, però grazie anche lui all'amore di sua moglie è riuscito a superare questo enorme ostacolo che è la dialisi, perché bisognerebbe provare per capire cosa vuol dire a fare 2-3 volte la settimana questo lavaggio del sangue. Esatto. Cosa vorresti chiedere anche tu, Jean-Pierre? Una casa in qualsiasi posto? No, io chiederei un lavoro. Ecco, lei la casa e lui il lavoro. Perché essere aiutati sì, però essere autosufficienti è la cosa più bella. Io posso aiutare in un domani un'altra persona. Non voglio che sia proprio sulle spalle di un'altra persona. O qualcuno che ci sente, Jean-Pierre dice, ma perché non pensare prima? Voi sì, avete aiutato altre persone, però adesso voi non avete più niente e vi ritrovate, come dice Irene, su una strada, e lei non vuole andare su una strada. Perché abbiamo passato una truffa di 40.000 euro. Ah, ecco. Noi abbiamo comprato un locale a Mestre e dovevamo entrare dentro in gennaio. L'abbiamo comprato quei sacrifici, e questo qua, anche se mi dava 1.000 euro al mese, mi dava 1.000 euro. Abbiamo concordato di pagarlo il rimanente in 5-6 anni. Quando abbiamo fatto il preliminare, è stato fatto il preliminare, e in poche parole, dopo 3 mesi ci ha chiamato che il commercialista voleva avere una garanzia di 60.000 euro, e io non potevo darla. No. Allora, non avendo la garanzia, tutti pensano che si può chiudere un contratto. Non si può più chiudere un contratto. Noi abbiamo perso 40.000 euro. Voi che sentite, Presidente, che sente queste cose, è possibile continuare con queste situazioni? Uno non ha più i soldi, viene portato via tutto, viene raggirato. Cioè, come si può, secondo lei, migliorare la qualità della vita di queste persone se in giro ci sono continuamente queste persone che non aspettano altro di trovare Jean-Pierre e Irene, ma chissà quanti ce ne sono, per raggirarli? Io direi di vigilare sempre, fidarsi delle persone che meglio si conoscono, che hanno un'esperienza anche consolidata, di cercare di essere leali e sinceri come lo sono stati oggi. Io ho avuto il modo di apprezzare loro, di conoscerli, per il coraggio anche che hanno avuto e che hanno di esprimere la loro situazione e la loro realtà. E mi auguro, ecco, che insieme alla busta della spesa possono anche trovare, non so, un contenitore che abbia dentro un po' di gioia, un po' di serenità,
e di trovare anche uno spazio, ecco, per vivere meglio il loro futuro. Certo è che purtroppo chi è predisposto a delinquere lo fa senza scrupoli, e il modo di delinquere si esprime in tante forme e ha tante strade. Noi, ecco, lo facciamo appunto cercando di dare il meglio e il massimo di noi stessi. In questi giorni stiamo organizzando il grande raduno del Triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto, che è un momento di ricordo, di memoria. Quando sarà? Lo sarà dal 15 al 17 giugno, ecco. E il raduno non solo del Triveneto, ma dove confluiranno anche tanti amici e parenti d'Italia e anche delegazioni dal mondo, e lo facciamo anche al motto, uno dei motti, diciamo, per eccellenza del nostro essere alpini, della nostra alpinità, cioè che è quello di ricordare i morti aiutando i vivi. E quindi aiutiamo i vivi anche nelle forme più varie, ma una di queste è stata proprio la raccolta promossa in questi giorni. E questo sia anche, come dire, un segno tangibile del nostro modo di essere. E direi che deve essere anche un messaggio verso quelle persone o quegli appartenenti, come dire, a gruppi e a realtà che magari hanno anche ancora dello scetticismo su dove vanno a finire le nostre iniziative. L'esperienza appunto di coniugi Jean-Pierre e Irene ci ha permesso di capire, ecco, qual è il bisogno, lo stato di necessità, e anche di dar dimostrazione di dove finisce, ecco, il frutto del nostro lavoro. E lei, Presidente Benedetti, cosa vuole dire? Io vorrei dire, riportare il motto che quest'anno ci ha accompagnati alla Dunata. Per gli alpini non esiste l'impossibile. Ecco, hai sentito Irene? Quindi gli faccio coraggio che anche per loro sia questa frase. Che vedano un po' di sole anche loro, perché se lo meritano tutte. Allora noi con il sole andiamo proprio nel sole con i nostri anziani che hanno fatto le Olimpiadi. Partenza, via! Vai, 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 torna. Alla casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe, la tre giorni delle Olimpiadi della terza età. Anziani impegnati in giochi e competizioni, a fine mattinata il pranzo in giardino preparato dagli alpini. Da 20 anni quasi che veniamo qua, noi siamo lieti di essere presenti e se c'è bisogno noi siamo sempre presenti. Che è una giornata bellissima, ci divertiamo molto e anche per fortuna il tempo è stato bello e ci ha accompagnato. Sono tutte brave queste signore e ci troviamo bene tutte in compagnia. Ho vinto anche una medaglia d'argento, non di oro, ma sempre qualcosa. Io sono come De Coubertin, l'importante è partecipare. Nonna Noemi partecipa alla staffetta alla bella età di 100 anni. Bella, bella, una bella festa. Il nostro Padre Eterno ci aiuta anche con questo sole meraviglioso e credo davvero siano pillole di gioia, di serenità, sono pillole davvero che fanno bene ai nostri anziani. Ci sentiamo non più vecchie come gli anni che abbiamo, siamo ringiovanite. Vuole vincere? Io? Chi è che vuol perdere? Io vorrei prendere la terza medaglia, che sarebbe d'oro, perché una l'ho d'argento, una l'ho di bronzo, vorrei prendere una d'oro, ecco. E ringrazio a tutti perché è stata una cosa proprio che ci ha ringiovanito, lo ripeto. Ma quanto belli sono i nostri anziani, avete visto come si divertono? Quando io vi dico che vado, che gioco con loro, avete visto che è vero questo, è proprio vero, la palla, e anche perché si muovono e parlano tra di loro. E poi ha sentito, chi è che vuol perdere? Nessuno vuole perdere, voglio vincere io. Cosa prova vedendo? A me è un desiderio di vincere, direi sano.
un desiderio di vincere senza condizioni, è come dire il desiderio di vincere nella vita a prescindere, questo è bello, questo è per bello. Questo direi che l'anzianità è appunto anche saggezza. Ma abbiamo visto gli alpini anche qua, Presidente, dappertutto siete, dove vi chiamano voi accorrete. Indubbiamente riusciamo, come dire, a far fronte anche ai bisogni, a tutte le età, e questo ci fa onore e piacere anche di poter essere utili, allora, perché non siamo più giovani, esatto, ed è questo, bravo, uno dei mali dell'associazione, come abbiamo avuto modo di dire. Stiamo anche noi invecchiando come tutti, non abbiamo rincalzi giovani, però riusciamo a dimostrare anche attraverso queste forme di aiuto che anche nella seconda e nella terza età possiamo essere utili. Senta Presidente, spieghiamo anche a quelle persone che in certi supermercati non hanno trovato gli alpini perché c'è stato un problema proprio di numeri di persone, perché avevate tanti impegni, cosa succederà su questi supermercati dove sabato non c'eravate? Sì, allora ci stiamo già organizzando, purtroppo abbiamo avuto difficoltà in 5 punti vendita nella provincia di Treviso, in modo particolare della sezione di Treviso, e 2 punti vendita nel Pordenonese, questo lo dobbiamo dire. Stiamo verificando anche la fattibilità di riproporci a breve, se non già sabato prossimo, quantomeno con un tempo imminente, per completare quel quadro che ci eravamo prefissi per raggiungere anche quei risultati che faceva parte della nostra programmazione. Credo di poter trovare concreta e idonea risposta attraverso gli associati. Ecco, io la ringrazio Presidente, perché giustamente delle persone magari dicevano non li ho visti, come mai? Allora avete sentito, noi abbiamo dato risposta anche a queste persone, che vedete che prossimamente in questi punti vendita che non è stata fatta la raccolta troverete gli alpini che faranno la raccolta. Allora Irene, cosa dici? Allora, questo è l'assegno che forse la prossima settimana arriverà da qualche angelo. Speriamo, io spero più che l'assegno anche di trovare una casa, perché loro hanno proprio bisogno di una casa, come tanti purtroppo che vengono qui ai Veneti Schiacciati, non è sai che abbiamo la bacchetta magica, poi io ci provo sempre, ci provo comunque, almeno posso dire Presidente ci ho provato a trovarla, perché io penso che con tutti gli appartamenti sfitti che ci sono, anche se non è a Villorba e non è a Treviso ma è da un'altra città, l'importante è avere un tempo e poi col tetto trovi anche un lavoro, perché Presidente il problema grande è che se tu non hai un contratto di lavoro nessuno ti affitta l'appartamento, cioè se loro hanno anche i soldi per pagare ma non hanno un contratto di lavoro, pensate che assurdità, tu non puoi avere l'appartamento perché non è una garanzia. Ma che cos'è la garanzia in Italia? A un tempo garanzia voleva dire anche semplicemente una stretta di mano, ed era parola saggia ed era parola riconosciuta, come si fa appunto tra alpini. Oggigiorno la realtà è diversa, la giurisprudenza è quella che chiede dati certi di prova, in modo diverso da quello che era il dar la parola un tempo. Io mi auguro di poter tornare un po' indietro sotto questo aspetto, di poterci stimare vicinevolmente ed essere anche, come dire, uomini di fiducia, di mantenere la parola, di dar garanzia. E se poi, come dire, sottoscrivere un contratto di locazione significa anticipare alcune mensilità, già anche questo è un problema grosso. Certo, la giurisprudenza garantisce i diritti, ma dobbiamo anche capire che il patrimonio immobiliare, come lei ha ben detto, c'è, bisogna anche talvolta metterlo a disposizione, magari pensando di realizzare un po' meno in termini materiali, ma sicuramente molto di più in termini valoriali. Presidente Benedetti, lei che è andato in questi giorni a Macerata, a questo paese visso, cos'è che ha visto? Quando si parte dal Veneto, che tutto sommato è una zona meravigliosa, quando si arriva in queste zone terremotate, cosa si prova e cosa si vede? Lo spieghiamo a quelli che magari l'hanno visto in televisione, ma toccare con mano, vedere con i propri occhi, cosa significa? Vedere e toccare con mano è una cosa che ti rende sicuramente diverso da come osservi la televisione, perché tutto magari non viene fatto vedere, tutto non viene raccontato, e poi il motivo di incontrare anche questa gente,
che ti fa vedere, guarda la mia casa, guarda lì, adesso hanno fatto anche le casette, sono anche riusciti a realizzare qualcosa per mettere al sicuro questa gente, però a vedere con mano nella terra delle Marche, soprattutto per questo ultimo terremoto nel territorio delle Marche, io ho potuto vedere perché sono andato diverse volte in questi mesi passati e ci sono veramente paesi, parlo di Pescara del Tronto, che vista dalla vallata opposta, dai proprio di fronte, neanche più la chiesa che c'era, era rimasto è tutto in piedi, distrutto, Presidente. Proprio tutto distrutto, sembra una discarica di macerie. Ah. E poi se andiamo a vedere le città più grosse che hanno fatto vedere tanto per televisione, Amatrice, quelle zone lì, ma ci sono anche i paesini cosiddette borgate che sono andate distrutte e non hanno più niente, quindi penso che le istituzioni devono realizzare un qualcosa non aspettando molto e la burocrazia deve essere velocizzata perché tutto è fermo a causa di questa burocrazia. Ma come vivono queste famiglie che non hanno più niente, Presidente? Come li ha visti questi volti? Che volti sono? Disperati? Ma diciamo non sono neanche disperati, la fiducia rimane in loro e si vedono, sì, sono ottimisti. Loro per quello che pretendono di ritornare al loro paese, di vivere la vita quotidiana, specialmente chi viveva nel mondo contadino, che aveva lì zona di pecore, di bestie e cavalli, così, no? E era la loro vita quella lì, perché tanti poi invece andavano a lavorare sulle città e tutto quanto, e magari lì era magari la seconda casa, ma la realtà di quelli che vivevano lì, che hanno perso la casa, il tetto dove abitavano, ecco, di dare loro la possibilità di ripartire subito, senza le troppe carte. La burocrazia che veramente uccide, ecco, qualsiasi cosa. Si pensava che in questi anni fosse un po' stata determinante per vedere che qualcosa bisogna, invece sembra che sia aumentata. Questo, ecco, la burocrazia è aumentata. Sì, quest'anno, poi questi due anni è stata una cosa che tremenda, perché anche noi alpini che abbiamo i progetti pronti, le cose fatte, i soldi per poter acquistare il materiale e tutto quanto, i manuali, i tecnici e tutto quanto, non riesce a ripartire perché, e non è neanche colpa dei comuni, perché non è colpa dei comuni, è purtroppo la colpa del governo che rallenta tutto quanto. Ecco, il governo che deve darsi una mossa su queste cose. Ecco. Lei mi diceva, Presidente, che anche ieri la terra tremava. Sì, è stato proprio nella zona dove sono stato sabato, sì, che era sabato 19, l'inaugurazione, oggi ha avuto una scossa sul quarto grado, cioè, della neanche scala. Piccolissima, no, proprio. Neanche eh? Piccolissima, però ormai siccome ha tremato le cose più in difficoltà sono andate e adesso i danni magari sono minori, ma vivono sempre tra questa con questo pensiero del terremoto, quindi ogni scossa li riporta indietro a però pensare. Non lasciano le loro città, i loro paesi, no, rimangono là. Loro vogliono bene al loro territorio, perché io ho parlato con diversi che li avevano mandati sui alberghi al mare dove il terremoto non aveva colpito e hanno vissuto lì alcuni mesi, ma il desiderio era ritornare nella propria terra, nel proprio paesello e andare avanti con la propria vita lavorativa, anche se faticosa, perché vivere a fare i contadini in quelle zone è una vita faticosa. Certo. Se noi qui siamo in pianura è tutta un'altra cosa. Ma gli occhi dell'anziano che in quel momento vi guardano, cosa vedeva in quegli occhi, Presidente? No, si vede proprio questa voglia, loro a vedere noi si porta quel spiraglio di luce, come per dire, sentite? Esistono anche i miracoli. Noi alpini si fanno i miracoli, perché ho sempre in mente anche l'intervista fatta dalla RAI al sindaco di Campotosto, quando ha detto le istituzioni, il governo non si è mosso, non è stato fatto niente, quello che è stato fatto con la mano e opera degli alpini, e noi a novembre abbiamo consegnato la nostra associazione, io quando dico noi parlo di noi alpini, certo, l'associazione,
hanno consegnato questo centro polifunzionale a Campotosto, ultima, unica opera che è stata fatta. Il resto è come, tutto come il giorno del terremoto, case distrutte, date al suolo anche interamente, qualcuna è ancora in piedi ma con tutte le sue crepe lì che non possono neanche entrarci, però quello che è stato fatto dagli alpini, come questo esempio di sabato 19, sabato scorso, che gli alpini hanno consegnato per far continuare la vita lavorativa a questa famiglia. Ecco, allora Jean-Pierre, io penso che ringraziare non sia mai dire grazie, non basterebbe, non basterebbe mai perché troppo. Stanno facendo veramente delle cose enormi, dove non arriva lo Stato, gli amministratori, arrivano loro, arriva la solidarietà, arriva il mondo del volontariato, ma tu che hai aiutato, secondo te una cosa che hai dentro, quella di aiutare, tu Irene, aiutare una persona, cosa vuol dire? Ti senti bene dopo? Sei serena con te stessa? Sì. Diciamo, cioè io se vedo una persona in difficoltà, cioè che ha bisogno, non è che mi tiro indietro, non è che l'aiuto dandogli soldi, aiuto anche dargli, dirgli guarda, cose. Vieni a casa mia, ti do un piatto di pasta, un primo, un secondo, a me mi basta quello, io se do qualcosa da mangiare a questa persona io sono contentissima. Di stare più forte di te, cioè sì, aiutare. Aiutare la persona anche, non stare in compagnia. Non siamo capaci di dire di no. Ecco. Ecco. Non siamo capaci di dire di no. No, infatti. Ma io si non... nasce così però. Ma penso non è che sia qualcosa dentro di ogni persona. Il militare, come sentito, io ho fatto militare anch'io, non sono riuscito a finirlo tutto, ho fatto 6 mesi per il morbo di Parkinson, mi hanno dovuto. Però serviva. Serviva. Perché dava dignità alla persona. E faceva capire quello che andava incontro. Adesso i giovani non ce l'hanno. Ascolta Jean-Pierre, allora adesso ci rivolgiamo al direttore generale Benazzi. C'è qualcosa che vuoi chiedere per Irene? O anche che ti senti di dire a questo direttore che a differenza di altri è molto vicino alle persone? Penso che quello che abbiamo detto già adesso sia molto importante per noi. Però e non per lui? E anche per lui. Esatto. Non c'è parole. Non ci sono parole. Non possono esistere parole, perché se ci fossero delle parole non saressimo qua. Però io vedo che Irene, anche la vedo venire al banco, sì. Hanno fatto dei miglioramenti eccezionali, sì, diciamo. Sì, anche molti sacrifici, visto che non, dove abitiamo noi, abitiamo lontano, non avendo una macchina e certo. Nessuno che ci porta. Sentite, loro non hanno nessun mezzo, perciò bisogna andarli a prendere e riportarli, perché sennò come riescono a muoversi? Diventa un disastro un pochettino. Però qui arriva il mondo del volontariato. Sì, qua c'è il mondo del volontariato. E per fortuna che in Italia esiste. Sì. Ecco, ringrazio moltissimo gli alpini come associazione, che è quello che mancava all'Italia. Ecco. Per fare un paese ci vuole qualcosa che crea questo paese, che dimostra chi sono questo paese. Gli alpini è da parte giusta. E allora noi con queste parole di Jean-Pierre salutiamo Irene, salutiamo il presidente e l'emerito presidente di questo gruppo meraviglioso che è l'ANA e diamo la musica e le parole al nostro maestro Davide. Allora, visto che siamo in conclusione, andiamo con Quando calienta il sol. E vai, e vai.